E siamo al 30 di giugno, quindi ultimo giorno del mese. Ciao da Mauro, santi primi martiri della Chiesa di Roma. Inizia qua l'almanacco oroscopo. È nata oggi Eleonora Abbagnato, la ballerina, nata il 30 giugno nel 1978. Un bravissimo attore, Silvio Orlando, nato il 30 giugno nel 1957. Dall'Ariete arriviamo ai Pesci, anche per questo 30 giugno. Prima il proverbio: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello. Ariete, vi verrà offerta su un piatto d'argento una clamorosa rivincita. Ci sarà chi dovrà parlarvi dei suoi torti nei vostri confronti, ma lo farà con una tale sincerità che vi provocherà un senso di stupore misto a tenerezza. È probabile che, a parte la soddisfazione, nasca un'amicizia. Toro, potrebbe verificarsi una piccola grana nel vostro lavoro. Trascuratezza o dimenticanza, poco importa, riuscirete comunque a rimediare tranquillamente. La gelosia vi porterà a crearvi immagini distorte della realtà. Non continuate a rimuginare sopra il significato di certe parole. In amore occorre prudenza. Gemelli, qualcuno vi racconterà un piccolo inganno che una persona che ritenevate amica sincera vi ha fatto tempo fa. Vi conviene, prima di agire, decidere se vale la pena riprendere in mano l'argomento per chiarirlo in un faccia a faccia, oppure, visto il tempo passato, se non vi convenga dimenticare. Cancro, non fatevi scombussolare dalle attenzioni di quella persona. Anche se l'avete sempre considerata molto affascinante, è meglio che non lasciate trapelare così visibilmente la vostra emozione. Anche se vi sarà difficile mantenere il controllo, più tardi però ne sarete molto contenti. Leone, non indugiate su quella decisione. Continuare a soppesare i pro e i contro vi porterà solo a sentirvi ancora più perplessi e confusi. Decidete e basta, senza ulteriori dubbi e senza temere di commettere errori di valutazione. Cercate di non volere l'impossibile in amore. Vergine, riuscirete a vedere chiaro per ciò che riguarda la vostra necessità e i vostri bisogni di questi momenti, e ciò vi permetterà di decidere sul comportamento da tenere e di farvi valutare meglio certi atteggiamenti di alcune persone intorno a voi. Mantenete la calma e la fiducia in voi stessi. Bilancia, un banale litigio in famiglia potrebbe farvi sentire piuttosto incompresi. Non esagerate, anche perché se proverete a rifletterci sopra, vi accorgerete che nessuno, ma proprio nessuno, condivide il vostro atteggiamento. Qualcosa di sbagliato è in voi? Ritroverete più tardi la serenità. Scorpione, qualcuno vi consiglierà in merito a una spesa che dovete affrontare. Dategli ascolto, perché le sue parole sono quelle di un esperto che sa valutare al di là dell'effetto momentaneo. Anche se sono contrarie a quello che avreste voluto sentirvi dire, rappresentano comunque la verità. Sagittario, un parente si dimostrerà molto disponibile a darvi una mano. Potrete trascorrere insieme la giornata, lavorando e chiacchierando dei vostri ricordi e delle vostre attese future. Stasera un amico ammetterà i suoi torti nei vostri confronti. Capricorno, potreste ottenere risultati brillanti da quell'operazione, ma in effetti non vi interessa più di tanto. Non arrabbiatevi poi se incontrerete chi vi soffierà questa opportunità. Anche se non avete voglia di impegnarvi perché tutto procede per il meglio, gettare nuovi semi potrà esservi utile in futuro. Acquario, botta e risposta. Ecco ciò che accadrà oggi con una persona di casa. Ma la vostra irritazione, il vostro ribellarvi così violentemente, non farà altro che esasperare qualcosa che poteva essere semplicemente chiarito con poche e sincere parole. Una serata strana vi attende. Potreste conoscere persone che hanno a che fare con lo studio di fenomeni particolari, extrasensoriali e, per così dire, magici. Pesci, dedicherete la maggior parte della giornata alla necessità e alle esigenze del vostro clan familiare. Vi piace troppo tutto questo per riuscire a farne a meno. Non cercherete di tirarvi indietro nemmeno quando si tratterà di usare un atteggiamento conciliante con chi vi provoca. Ascoltare della musica questa sera vi farà sognare ad occhi aperti. Se avete scelto le canzoni d'amore, nulla ci sarà di più adatto.